Ossequio, ossequiosi, miei cari. Allora, oggi, come avrete visto dal titolo, siamo qui riunite per parlare di cover Otterbox. Come sapete, io ho da qualche mese, se non un anno, in corso una collaborazione con la Otterbox, che è un'azienda americana che fa cover per cellulari, per tablet, e ogni tanto mi mandano delle novità e delle cose. Queste cover io le avevo ricevute già prima di aprile, cioè le avevo ricevute tanto tempo fa perché avevo comunicato alla Otterbox che avevo intenzione di cambiare telefono e quindi loro mi hanno detto sì, benissimo, ti vogliamo mandare dei... perché altrimenti mi avrebbero mandato sempre cover per 4S, quindi ci tenevo a informarli, e loro appunto mi hanno detto benissimo, quindi d'ora in poi ti mandiamo quelle per il 5, 5S, e quindi già mi avevano mandato delle cover prima ancora che io cambiassi telefono, perché alla fine ho cambiato telefono un mesetto fa più o meno. Ho preso il 5S dorato, cioè che poi più che dorato è champagne, loro lo chiamano, perché effettivamente è un dorato abbastanza delicato, non è un dorato pacchiano, e erano un bel po' di mesi che lo volevo, anche perché il 44S stava veramente rendendo cioè, rendendo l'anima, perché andava piano, aveva un po' di difficoltà, ma io in genere i cellulari li sbudello, a livello di software, non a livello di hardware. Poi comunque lui aveva dei problemi anche con la batteria, nel senso che arrivava al 26% e si spegneva, quindi insomma ha avuto problemi, ha avuto una lunga vita di 2 anni e mezzo, però ha avuto problemi. E quindi vi volevo parlare di queste cover qui che si chiamano Symmetry, vedete? Così. E questa è la scatola, perché arrivano tutte quante con questa scatola qui. Questa è la versione per 5.5S. Non so se ce ne siano anche per 5C. Comunque Otterbox ha anche delle cover per 5C. È molto interessante andare a vedere sul sito, perché hanno comunque molti modelli di telefoni per i quali fanno le cover. Quindi andate a dare un'occhiata. Specialmente il sito italiano è molto intuitivo, perché comunque vi fa prima mettere la marca, poi sì, vi fa mettere prima la marca, poi il dispositivo, non mi ricordo, cioè vi fa comunque fare una ricerca più semplice, non è che siete allo sbaraglio e dovete cercare tra migliaia di pagine, vi fa proprio cercare direttamente il dispositivo per il quale vi serve la cover. Quindi questa qui è molto semplice, fatta così, dentro c'è un'etichettina, un bigliettino che vi dice Welcome to Otterbox, vi spiega un po' il modello della cover, tutto molto basic. Anche perché è una cover solida, ma non è esattamente una Defender. Voi vi ricordate, le Defender sono quelle fatte a più pezzi, quelle che hanno tipo l'armatura di plastica rigida e il contorno in silicone. Invece queste sono semplicemente delle cover molto, cioè sono in un pezzo solo, fuori sono rigide. Mi sa molto di video ASMR questa. E all'interno hanno la gomma, che credo che sia silicone, penso di sì. Questa qui, fatta con questo tipo di disegno qui. Allora, loro mi hanno mandato questi 3 colori. Ora ve li faccio vedere nel dettaglio. Sono questi qui, che tra l'altro sono impazzita perché mi piacciono tutti tantissimo. C'è questo colore qui, che è praticamente un leopardato sui toni del fucsia con l'interno grigio scuro. Poi mi hanno mandato questa qui, che ha dei disegni geometrici lilla, rosa, così con l'interno viola, sempre con questa stampa così. E poi questa qui, che è la mia preferita in assoluto, che è un color Tiffany con dei fiori, e all'interno pure c'è la gomma Tiffany, che secondo me sul bianco del telefono sta da Dio. Questa qui è purtroppo l'unica che è disponibile in Italia di queste 3 fantasie, perché purtroppo le altre 2 non sono ancora disponibili. Spero che arrivino, però non sono ancora disponibili, ma ci sono delle combinazioni molto, molto semplici. Ora probabilmente vi metterò dei close-up qui. Comunque questa qui si chiama Eden, è la colorazione Eden di questo tipo di cover. Tra i vari colori, questa è la colorazione Eden, e costano, queste cover costano 39,95. Sono super, ora io ero sul sito, per quello vedete per quello vedete delle immagini, ero sul sito, e appunto sono molto resistenti, cioè questo, come potete vedere, copre davanti. E poi una cosa che io amo molto e faccio notare sempre quando recensisco delle Otterbox: l'accortezza di mettere il bordo nero intorno alla fotocamera, come potete vedere. Perché? Perché non è una cavolata,
Per il semplice fatto che c'è il riverbero del flash, quindi a volte se voi avete delle cover chiare che non sono fatte in maniera seria, non hanno il bordo nero e quindi c'è il riverbero del flash e le vostre foto vengono bianche, cioè sembra di avere dei fantasmi invece di personaggi nelle foto. Copre bene anche i tasti, qui c'è lo spazietto per attivare il tasto del silenziatore. Del silenzioso, qui invece c'è il tasto appunto per cioè c'è il copritasto di blocco, e qua sotto invece ci sono i buchini sia per gli auricolari che per la presa che per le casse. Devo dire che mi ci sto trovando abbastanza bene. Questa, cioè, io praticamente quando ho preso il cellulare, che l'ho comprato, sono andata al negozio e il ragazzo mi ha chiesto: vuoi una cover? Io l'ho guardato e ho detto: no, guarda, ce l'ho già a casa. E lui è rimasto tipo... Quindi quando sono tornata a casa non sapevo quale scegliere, cioè è stato il mio dramma, perché mi piacciono tutte tantissimo, devo dire la verità, però sono contenta che questa sia intanto disponibile sul sito italiano, perché è secondo me la più bella tra queste tre. Mi piace molto anche questa, però questa secondo me è la più bella di tutte. E appunto questa la trovate già, se no ci sono combinazioni più o meno femminili comunque, colori più o meno neutri, combinazioni più o meno sobrie. Quindi secondo me è sia una bella idea da comprare per sé, sia una bella idea da regalare anche comunque. Queste qui, fatte così. Poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi vi farò vedere anche delle cover cioè una cover a modello per l'S3 e per l'S5, i Galaxy, quindi così, in modo tale da farvi vedere che come Otterbox sviluppa anche cover per altri telefoni prestati da parenti e amici. Comunque vi farò vedere appunto anche quei due modelli lì, così potete più o meno vedere come si applica la filosofia Defender, tra virgolette, anche a quei tipi di modelli, perché effettivamente fino adesso vi ho fatto vedere solo iPad e iPhone, quindi posso capire che sia anche un po' una pizza, sinceramente. La prossima volta mi occuperò anche di voi androidiani. E cos'altro dirvi? Basta, questo è quanto. Io non riesco a smettere di guardarla, impazzisco per questa, mi piace tantissimo. Tra l'altro devo trovare un modo per pulire qua perché si è un po' sporcato, oh mio Dio. Niente, questo è quanto, vi mando un grosso bacio e vi dico alla prossima, ciao.